Guardate anche questo gol. E ciao a tutti qui da Abel FC. In questo video vi porto un calciatore che mi piaceva molto quando ero piccolo. C'è un mio idolo, lo seguivo molto. È un calciatore che purtroppo in Italia, secondo me, non è molto conosciuto. In realtà è un ex calciatore, ormai ha 43 anni, ha lasciato il calcio, diciamo così, giocato, ed è un personaggio in Brasile molto conosciuto. Sono cresciuto con lui perché lui giocava nella mia squadra del cuore, il Palmeiras. Giocavo insieme a, per esempio, come allenatore aveva Scolari, che hanno vinto insieme anche una Libertadores d'America, ed è un personaggio in Brasile molto conosciuto perché ha giocato anche in nazionale. Diciamo che la sua carriera è stata metà tra Brasile e metà tra la Turchia. Perché? Perché ha giocato in molte squadre brasiliane, ma ha lasciato il segno anche in Europa, anche in campionati europei. E soprattutto in Turchia, giocando al Fenerbahce. Ha giocato molte stagioni, faceva cose incredibili. Infatti, in questo video, oltre a farvi capire un po' chi è questo calciatore, vi farò vedere anche i dribbling e anche i gol che faceva, perché sono veramente incredibili. Uno dei migliori mancini, secondo me, della storia del calcio, che purtroppo diciamo, viene dimenticato da tante persone. Come vedete qua, sono su Transfermarkt, vediamo un po' di dati, vediamo un po' cosa ha vinto questo personaggio qui. Lui è nato nel 77, quindi ha 43 anni, come vi dicevo, è nato a Curitiba, in Brasile. 1,76, era un trequartista, un fantasista, che dopo vedrete i dribbling, cosa faceva. E ha giocato 67 partite per la nazionale brasiliana, che non sono poche, con 22 gol. Quindi è uno che segnava anche tanto. Infatti è stato per 2 volte il capocannoniere della Liga Turca ed è stato anche una volta campione turco, 3 volte giocatore dell'anno in Turchia, scusa, 2 volte in Turchia e uno in Brasile nel 2003, ha vinto 2 volte la Coppa America, una Coppa di Turchia, 3 campionati in Turchia, 2 Supercoppe turche, un campionato brasiliano col Cruzeiro, 2 coppe brasiliane e la Libertadores che vi dicevo insieme alle Scolari come allenatore. Ha vinto questa, mi ricordo bene perché ero piccolo e tifavo per il Palmeiras, quindi ho questo ricordo vivo e molto felice della mia vita perché questo calciatore mi regalava tante emozioni. Adesso andiamo a vedere infatti il video e vi faccio vedere cosa faceva, cosa era in grado di fare questo calciatore. Ed eccoci qua, siamo in un canale brasiliano che secondo me riassume bene un po', diciamo, la sua carriera e quello che faceva. Ecco qua, per esempio, questo doppio tunnel. Guardate anche questo gol. Questo in Turchia, al Fenerbahce. Aveva un mancino fantastico. Qui in Brasile, cioè lui faceva delle cose straordinarie. Aveva sia un tiro potente, ecco qua col Palmeiras, quando ha vinto la Libertadores, questo contro il River Plate, cioè faceva dei gol allucinanti. E poi aveva questo mancino forte, ma allo stesso tempo anche delicato, perché riusciva anche a fare pallonetti, cose strane. Guardate cosa faceva. Adesso qui si vede un po' meno, ecco qua. Eccolo qua, guarda che dribbling che faceva. Era un giocatore molto tecnico, veloce, non aveva una potenza fisica perché era piccolo, non era molto potente, però aveva dei piedi mostruosi, come vedete qui. Guarda i passaggi che faceva, la visione di campo che aveva una visione di campo fantastica. Eccolo qua, guarda che assist che faceva, che passaggi. Guarda qua, guarda che assist. Clamoroso, eh? Guarda che passaggio. Ah, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale per vedere altri video come questo e anche sul fantacalcio. A presto farò un video sulla mia Lega Mantra, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Guarda che assist che ha fatto qui. Questo con il Cruzeiro, questo in Brasile. Ecco l'assist.
Questo è un altro assist. Vediamo i gol, andiamo più avanti, vediamo i gol. Questo con la nazionale brasiliana. Eccolo qua, vediamo un po' di gol. Questo con la nazionale brasiliana. Guarda qua. Guarda che tecnica che aveva. Purtroppo non ha giocato in Italia o in Spagna o in altri campionati, diciamo, più importanti. Questa è forse l'unica cosa che è mancata a lui, perché ha giocato comunque in Brasile in tutte le migliori squadre. Perché ha giocato il Cruzeiro, ha giocato al Palmeiras, come vi dicevo. Ha vinto la Libertadores, ha vinto. Gol, che gol questa. Ha vinto il campionato brasiliano col Cruzeiro, cioè ha vinto. Ha giocato in squadre ottime. E ha vinto anche con la nazionale, perché ha vinto due Coppa America, cioè ha vinto comunque cose importanti, non ha giocato tanto. Però purtroppo non ha giocato in campionati come quello italiano, quello. La Premier League, come quello, soprattutto all'epoca anche quello spagnolo, che forse era il migliore insieme a quello italiano. Ah, una cosa, mi raccomando, scrivete qui sotto se lo conoscete questo calciatore, se avete già visto qualche partita sua. Guarda questo gol. Bello questo. Questo sempre per il Fenerbahce. Eccolo qua. Ah, questo è bello, questo contro il Corinthians in Brasile è un gol anche importante a livello di classifica, insomma. Questo col Cruzeiro quando ha vinto il campionato. Penso che questo sia contro il Goiás. Sì. Giocavo con un calciatore che mi piaceva molto, un altro, che si chiamava Paulo Nunes, al Palmeiras, quando ha vinto la Libertadores. Ecco il Paulo Nunes che vi dicevo. Bene ragazzi, ora ci fermiamo per questo video. Vi porterò altri calciatori come Alex che sono conosciuti in Brasile, oppure che conosco io, che mi piacevano molto e che non conosco, conoscono poche persone, comunque non sono molto conosciuti. Quindi mi raccomando, iscriviti sul canale, lascia un commento qui sotto anche su che ne pensi di questo calciatore e se vuoi vieni su Transfermarkt o su Wikipedia e dai un'occhiata ai numeri di questo calciatore che merita un po' di più di attenzione perché ha fatto, secondo me, la storia anche di Fenerbahce, Palmeiras e Cruzeiro. Un abbraccio a tutti, ciao!